Buongiorno Regenerazio Vito, buongiorno a tutti quanti. Ieri col video che ha fatto Zio Vito su Bucaletto scatenato Putoferio, sì, Putoferio che un sacco di persone praticamente hanno cominciato a scrivere, a riscrivere, a rispondere a quello e non si finiva più. La verità è che è buono che si dicano certe cose, perché così si smuovono un pochettino la gente, la coscienza, la rabbia stessa. Zio Vito lo fa apposta proprio perché vuole vedere la reazione delle persone, perché da un po' di tempo non abbiamo più reazione noi lucani, noi cittadini, noi di Potenza praticamente, e noi dobbiamo reagire se ci sono le cose che ci danno fastidio, che sono storte e quando abbiamo ragione. Allora, mo' il fatto di Bucaletto, no? Ci sono tante situazioni, tante tesi, tante cose, la realtà è quella che c'è là, è quella che si vede, la realtà è lo sfacello che si è creato in quella zona, è la schifezza che ci sta, è la merda che c'è attorno, ma nessuno la va a togliere la merda. Allora dici, ma se tu stai nella merda perché non la togli? Certo, ma per questo sono nati i comitati nella zona, il comitato del quartiere, la Caritas, tanta gente che si dà da fare. Ma tutti gli altri dove sono? Non ci sono. Ecco, questo volevo dire, che noi dovremmo andare un po' a vedere proprio con gli occhi nostri, anche a farci una passeggiata. Anziché andare a passeggiare una sera in via Pretoria, andiamo a passeggiare un pomeriggio a Bucaletto, per esempio. Andiamo a vedere veramente che succede, andiamo a parlare con le persone e capire certi problemi che hanno. Io tanti amici negli anni veramente, in 33 anni, tanti di quegli amici di Zio Vito che stavano a Bucaletto, alcuni non ci sono più, hanno avuto la casa, alcuni ci sono ancora. Alcuni sono entrati abusivi, alcuni gli hanno detto devi entrare, vai, non ti preoccupare. E poi si sono trovato con un pugno di mosca. Alcuni hanno fatto i furbi, ma ci sono, ma i furbi stanno dappertutto. I furbi stanno pure nel palazzo dove abitiamo noi, dove abitate voi. I furbi sono quelli là che, non lo so, lasciano sempre la macchina che dà fastidio sotto palazzi. I furbi sono quelli che fanno i furbi nelle riunioni di condomini, i furbetti sono quelli che approfittano della situazione di condominio per fare la cresta, cioè i furbi stanno dappertutto. Allora in quell'occasione, in quella situazione là, forse ci sono stati più furbi, non lo so. Gli organi di controllo dov'erano? Non c'erano. Ma gli organi proprio, ma proprio l'istituzione, la politica dov'erano? All'inaugurazione di Bucaletto, dopodiché aspetta ciucci mia l'erba nuova, finito tutto. Allora dico io, un modo ci sta, prima cosa andarsi a rendere conto, e poi un'altra è quella che toc 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 toc, buongiorno, sono, mi raccomando, domenica che si vota, ecco, ciao, toc toc, finito voto. Prima si diceva, prima vedere moneta poi vedere cammella, adesso basta, credo che dobbiamo dire basta a tante situazioni, dobbiamo reagire. E allora chi non è contento non vota o non rivota. Quando verranno diremo, e cosa avete fatto là? E che avete fatto a Bucaletto? Aspetta, siete venuti 33 anni, dopo siete venuti ogni 5 anni. Abbiamo aggiustato un parco, abbiamo messo dei fiori, abbiamo messo una fontana da merda, abbiamo lasciato il zoccolo vicino ai bidoni. Ecco. E allora tutti possiamo reagire. Reagiamo nel modo che più riteniamo congruo, giusto, opportuno per una situazione del genere. Però la prima cosa che dico al cittadino è rendersi conto di quello, di quella che è la realtà. Beh, a tutti quanti, un bacio a sua idea, al vostro, Gagliardo e Tosto in casa vostra, e i politici, quelli latitanti. Ma i latitanti prima o poi i pigliano, la vita è una ruota, tutto torna prima o poi.